fine chiede al suo saggio amico se mai è stato in città. E lui dice sì, dice io ci sono stato e sono stato accolto da un, cosa vuol dire questo un? A nominale qualcuno, un Dio, che mi fece entrare in questo luogo di piaceri. E qui appunto io incontrai coloro che nella trasfigurazione mitologica sono i personaggi della corte. Eccoli. Io vidi celesti dee, ovviamente le cortigiane, ninfe leggiadre belle, le giovani addette ai servizi di Lenare, nuovi lini ed orfei, cioè gli intellettuali. In realtà, nella Ferrara estense, dove Tasso è convinto di aver trovato la sua casa, la realtà non corrisponde alla bellezza del mito. In un concetto neofeudatario come quello instaurato dall'ultimo duca Alfonso II che risiedette a Ferrara, i cortigiani hanno la condizione di servi. Non dobbiamo pensare che vengono stipendiati, Tasso fa tutto, da insegnare matematica, però il suo posto non è alla tavola del principe, il suo posto è nel tinello, è esattamente il luogo dove mangiano i servi. È vero che il Tasso ha avuto molto molto spesso bisogno di denari e in larga parte se noi vediamo il suo carteggio rimaniamo sorpresi di come a volte egli si spendesse nell'offrire i propri servigi a signori aristocratici per qualunque occasione, dal matrimonio alla nascita di un figlio, componeva una quantità di poemetti, di poesie, di rime e ricevendone qualche forma di remunerazione economica. Quando arrivò a Torino e si trovava in condizioni di grande disagio economico, vendette una medaglia d'oro che aveva avuto in regalo di un suo scritto per poter tirare avanti, per poter vivere, perché non aveva neanche il denaro sufficiente per poter ritornare a Ferrara un'altra volta. Tanto l'armi pietose il capitano che il gran sepolcro liberò di Cristo, molto egli oprò col senno e con la mano, molto soffrì per il glorioso acquisto. Tutti sanno che l'opera più famosa di Tasso è la Gerusalemme liberata. Ma dove nasce l'idea di quest'opera poderosa? Torquato Tasso passa i primi anni presso padri benedettini, apprende lì alcune regole grammaticali come allora si usava esprimere. E poi man mano il Torquato cresce nella convinzione che non ci sia poesia senza religione e non ci sia religione senza poesia. È così che matura in lui l'idea di esaltare il momento delle crociate come una pienezza di vita intesa nella sua totalità letteraria, storica, patriottica e religiosa. La Gerusalemme liberata è stata tradotta in tantissime lingue. Pensate che qui si conservano più di 400 edizioni e sono quasi in 40 le lingue moderne che conoscono oggi la Gerusalemme liberata. Si può dire che qui si realizza quello che è un sogno o comunque un desiderio della cultura, cioè l'universalismo della poesia, quando è capace di esprimere sentimenti vivi e quindi di affratellare le persone, al di là delle lingue, delle religioni e delle rispettive civiltà. Un successo senza precedenti, quello della Gerusalemme del Tasso. Presso un pubblico colto mondiale, Tasso conta più traduzioni dello stesso Dante
e presso un pubblico popolare. Io sono stato a parlare anni fa di Tasso, in un paese del sud molto vicino a quello dove io sono nato, in un'associazione di operai che era intitolata Torquato Tasso e si è avvicinato alla fine, dopo questo mio incontro, conferenza, un vecchio ex operaio che mi ha detto che conosceva molti canti della Gerusalemme a memoria, perché non dimentichiamo che il tempo non della televisione era fatto di persone che la sera, anche sulle AI, eccetera, se ne stavano seduti e qualcuno che sapeva leggere leggeva per gli altri queste cose. Per secoli l'Italia è stata occupata da tutto questo. Il mondo analfabeta contadino conosceva la grande poesia e poi non solo la conosceva per dire tutto il canto a memoria, ma andava a prendere quel versetto che significava in un certo momento della la giornata una certa cosa. Nel Tasso, secondo me, c'è in nuce il romanzo moderno, nel senso che c'è una trama unica con vari personaggi che vivono nel quadro di un flusso di eventi che hanno un inizio e una fine. E l'inizio e la fine sono eventi pubblici, eventi fondativi della tradizione culturale. Il Tasso è questo voler costruire un testo unitario con vicende individuali al suo interno. E quindi Tancredi e Clorinda, vicende di amore contrastato e infelice, diciamo, che era molto moderno. Forse si può azzardare un'ipotesi ulteriore sulla genesi della Gerusalemme, pensando ai ricordi di quei giorni d'infanzia a Cava dei Tirreni, dove aleggiava il ricordo di Urbano II, il Papa che inventò, se così si può dire, la crociata. L'abbadia è indissolubilmente legata alla figura di Urbano II, fino al punto che una leggenda, potrei dire ormai popolare, crede che sia sepolto proprio qui. In realtà è il Papa che ha consacrato l'altare dell'abbadia e che in questo modo si è legato definitivamente a questa abbazia. Il ricordo del paesaggio dell'abbadia entra nella Gerusalemme conquistata, dove noi abbiamo una descrizione della Valle Metelliana. E ancora, forse ancora di più, il ricordo di Urbano II. Urbano II, appunto, abbiamo detto, così fortemente collegato alla storia dell'abbadia, probabilmente sulle ginocchia dei padri abbati Tasso cominciò a sentir parlare di Urbano II, il Papa della Crociata, che è il suo Papa. Ed è quindi il Papa al quale eminentemente Tasso pensa nella sua Gerusalemme. E in questo caso senza soluzione di continuità nella sua visione tra la liberata e la conquistata. Chiaro, Vincenzo, io pur languisco e a morte, in carcer tetro e sotto aspro governo, fatto di ingorda plebe e preda e scherno, favola e gioco vil d'acerba sorte. Comincia una delle pagine più misteriose nella vita di Tasso, quella che lo ha reso un personaggio letterario quasi più ancora della sua opera, il genio malato che il mondo non può capire, condannato all'isolamento e ad una follia tanto sociale che personale. Dopo i primi segni di squilibrio mentale, Tasso viene rinchiuso una prima volta in un convento, ma riesce a fuggire. Soffriva male la detenzione, quindi riuscì a fuggire. Arrivò fino a Gaeta, da Gaeta si imbarcò su un veliero e arrivò a Napoli, da Napoli a Sorrento. Nel 1577 in questo fabbricato abitava la sorella di Torquato Tasso, Cornelia, ed egli venne qui a farle visita. Credendo che la sorella non lo amasse più, si camuffò da pastore e raccontò che il fratello era morto. Quando vide che Cornelia scoppiò in lacrime, si svelò e poi rimase qui con la sorella circa 3 mesi. Vivendo della felicità di Sorrento con i nipoti che lo portavano spesso in gita sulle colline della nostra Sorrento. E forse se fosse rimasto qua sarebbe stato felice,
ma la calamita di Ferrara, l'amore per Eleonora d'Est lo fece ritornare lì, e lì trovò altre angustie, altre molestie e altri dispiaceri. Io non posso gioire, lunge da voi che siate il mio desire, ma il mio pensier fallace passa monti e campagne e mari e fiumi, e m'avvicina e sface al dolce foco de' bei vostri lumi, e languir sì mi piace, infinito diletto ho nel martire. Tasso e l'amore. Non poteva mancare questo capitolo nella vita del poeta che divenne l'idolo dei romantici. Amore infelice, naturalmente, come quello per Eleonora d'Este, che per il suo scandalo sarebbe stato la causa nascosta della prigionia e di una follia per ragion di Stato. In questi corridoi, in queste stanze del castello degli Este a Ferrara, sarebbe avvenuto il misfatto. Probabilmente una semplice lettura troppo accalorata del poema, stile Paolo e Francesca. Una leggenda, con tutta probabilità, indice più che altro dello stato di crisi celato dai lussi di una corte estense vicina al suo termine ormai. E in ogni caso, indicativa di un'anima che alle regole del mondo che ama non sa stare. Follia, in termine classico, è l'excessus, soesce dalla normalità, e che differente da pazzia. Ecco che allora la follia del Tasso diventa in qualche luogo il segno e il riflesso poetico anche della follia che sta investendo questa corte. Nella biblioteca abbiamo la fortuna di conservare forse il ritratto più vero di Torquato Tasso, un ritratto molto naturalistico. Lo vedete qui, in questo ritratto in piccola miniatura. C'è una tradizione a Bergamo che vuole che questo ritratto sia stato eseguito su commissione del comune di Bergamo, il quale, saputo che il poeta era stato rinchiuso nell'ospedale di Sant'Anna a Ferrara, inviò questo pittore perché facesse un ritratto del poeta e così si sincerasse sulle condizioni effettive di Torquato Tasso. Lo si vede avvolto in questo pellicciotto, un volto piuttosto emaciato, malinconico, l'occhio piuttosto spento. Forse è il ritratto che ci dice di più dell'anima di questo poeta, della sua sofferenza, della sua solitudine e della sua malinconia. Ed è forse guardando questo ritratto che riusciamo a capire anche tante sue poesie. Darò solamente avviso a Vostra Signoria dei disturbi che io ricevo nello studiare e nello scrivere. Sono di due sorte, umani e diabolici. Gli umani sono grida di uomini e particolarmente di donne e di fanciulli e risa piene di scherni e varie voci di animali che dagli uomini per inquietudine mia sono agitati e strepiti di cose inanimate che dalle mani degli uomini sono mosse. I diabolici sono incanti e malie, e come che degli incanti non son certo, perciò che i topi, dei quali è piena in camera, che a me paiono indemoniati, naturalmente ancora, non solo per arte diabolica, potrebbero fare quello strepito che fanno. Sant'Anna, un nome che per secoli ai visitatori di tutta Europa, da Montaigne a Stendhal, ha voluto dire un pellegrinaggio in luoghi che si pensavano di un'ingiustizia patita e in ogni caso di solitudine e sofferenza. Nel 1817 un romantico per eccellenza come Lord Byron si fa rinchiudere in questa cella per immedesimarsi nei tormenti del poeta. Perdoni queste parole alla disperazione. Se questo è umore, bisogna incatenarmi. Se infermità, darmi in mano a medici che mi curino. Ma se pur è, come io credo, malignità ed iniquità di chi sia, proveggavi l'altezza vostra. Se non vuol far per mia salute, per sua reputazione. Ma di grazia, si andate le pene a chi le merita. Non cerco vendetta del passato, ma rimedio del futuro.
Alla base della sua crisi di nervi è stata la sua fanciullezza triste, ramingo e dal furto che i fratelli della madre gli avevano fatto dell'eredità materna. Egli purtroppo da uomo poteva vivere una certa agiatezza, si era ridotto a vivere di stenti, a vendere i regali che aveva per poter tirare avanti e per poter vivere. È la società ad ammalarlo in qualche modo, e lui fragile, non dimentichiamo, viene da una vita di corte, figlio di un altro che già fa il letterato, si porta dietro molte attese e vive fra persone che capiscono e non capiscono, la sua sensibilità è molto, molto fragile. Torquato fu incarcerato come pazzo, ma pazzo non era, perché una persona che stando in carcere scrive tutto quello che lui ha scritto in carcere, i suoi dialoghi, le sue lettere, le sue poesie scritte in carcere, che sono bellissime, e dove era visitato da grandi uomini della letteratura dell'epoca, della politica dell'epoca, dimostra che non era pazzo e non era considerato pazzo.